Ciao e bentornati sul mio canale, dove parlo di elettronica, fai da te in generale e idee per rendere domotica la nostra casa. Oggi vediamo come possiamo trasformare un normale campanello della porta d'ingresso in un campanello smart, quindi in un campanello che si può connettere al nostro telefono e alla domotica. Quest'idea è nata da un problema. A casa mia la suoneria del campanello è nel quadro elettrico con l'interruttore generale. Il quadro ha il suo sportello ed è a sua volta dentro un armadio. Quindi se qualcuno suona il campanello si sente molto poco e la mia idea era di ricevere una notifica sul telefono quando qualcuno suona. Inoltre, quando il campanello viene suonato, lo speaker di Alexa dice così: Un rompiscatole ha suonato il campanello alla porta. Un sistema come questo si può usare anche per sapere se qualcuno suona il campanello mentre siamo ad esempio in garage. Ma ora iniziamo. Il sistema che vedremo oggi per connettere il campanello alla domotica si basa su una scheda ESP8266. Questa scheda è una specie di Arduino, ma con un chip molto più potente e la possibilità di connettersi al wifi. Il tutto a solo 2 euro. Perché l'ESP8266 possa sentire quando qualcuno suona il campanello, ho usato questa scheda con sopra un microfono, fatta apposta per Arduino. Sicuramente ci sono altri modi per rilevare quando il campanello viene suonato. Ma usare il microfono ha il grande vantaggio che non dobbiamo fare modifiche all'impianto elettrico. Infatti ci basterà posizionare la schedina con il microfono vicino alla suoneria del campanello. Questa scheda con il microfono ha qui in alto il microfono e qui sotto i pin di collegamento, con positivo, ground, uscita digitale e uscita analogica. L'uscita digitale si attiva quando il rumore rilevato dal microfono supera una certa soglia. Per regolare questa soglia bisogna girare il piccolo potenziometro che c'è sulla PCB. La scheda con il microfono sarà collegata all'ESP8266. Per connettere l'ESP8266 al nostro telefono e ad Alexa useremo Home Assistant ed ESP Home. Home Assistant è un sistema che funziona in locale e che ci permette di collegare tra loro tutti i nostri dispositivi di domotica, come lampadine e prese smart. ESP Home è un componente aggiuntivo di Home Assistant che permette di collegare le schede ESP ad Home Assistant tramite il Wi-Fi. Per prima cosa ho collegato l'ESP8266 al computer con un cavo USB e ho caricato il programma di ESP Home, dopo aver inserito la password della mia rete Wi-Fi. Comunque, nella descrizione di questo video trovate la guida completa con tutti i passaggi. Se non avete Home Assistant, per connettere l'ESP8266 a internet potete usare la piattaforma Blink, di cui ho parlato in un video l'anno scorso. Ora che l'ESP8266 è programmato, possiamo collegare la scheda con il microfono. Ho collegato ground e 3,3 V dell'ESP8266 a ground e 3,3 V del microfono e il pin di 7 della scheda all'uscita digitale del microfono. Ora, se faccio un rumore davanti al microfono semplicemente toccandolo, vediamo sulla pagina di Home Assistant che il microfono ha rilevato un suono. Adesso dobbiamo solo trasformare questo circuito di prova in un qualcosa che assomiglia di più a un prodotto finito. Monterò l'ESP8266 su una scheda millefori. Per prima cosa ho tagliato un pezzo di millefori. Poi ho saldato alla millefori dei connettori jumper su cui infilare l'ESP8266.
Ho anche saldato un connettore JST a cui collegare la schedina con il microfono. Ho fatto sotto alla 1000 fori gli stessi collegamenti che abbiamo visto prima, questa volta usando dei fili con guaina in silicone saldati a stagno. Per collegare il microfono ho trovato questo cavo che ha un connettore jumper da una parte e un JST dall'altra. Poi ho stampato in 3D una scatoletta in cui mettere la 1000 fori con le SP8266. Ora che la scatola è chiusa, ho collegato un alimentatore USB da 5V alla porta USB della scheda. Come vedete, se tocco il microfono, vediamo sulla pagina di Home Assistant che ha rilevato un suono. L'ESP8266 ha sopra un LED che si accende quando viene rilevato il campanello e per segnalare eventuali errori di connessione. Per vedere il LED fuori dalla scatolina ho creato un cerchio con un solo layer di stampa 3D che lascia passare la luce. Ora che abbiamo finito la costruzione non ci resta che montare il microfono vicino alla suoneria del campanello. La suoneria del campanello è in questo quadretto elettrico, quindi ho fissato la scatolina con la scheda di fianco al quadro con del biadesivo. Poi ho fissato la PCB con il microfono vicino alla suoneria con un altro pezzo di biadesivo. Per portare l'alimentazione qui in questo armadio ho modificato un cavo USB per farlo passare nelle canaline insieme ai cavi della rete LAN, fino ad arrivare a una presa a cui è collegato un alimentatore USB. Ora ho regolato il potenziometro della sensibilità del microfono in modo che si attivi quando viene suonato il campanello, ma non si attivi con altri rumori meno forti. E quindi direi che funziona, perché quando suono il campanello vedo sulla app di Home Assistant che è stato rilevato un suono. Poi su Home Assistant ho impostato che quando viene suonato il campanello mi arriva una notifica sul telefono e lo speaker di Alexa dice così: un rompiscatole ha suonato il campanello alla porta. E quindi questo progetto mi sarà molto utile per sentire sempre quando qualcuno suona alla porta e anche per ridere un po'. Se volete vedere tutti i dettagli sulla configurazione di Home Assistant, gli schemi elettrici e i file da stampare in 3D, trovate il link alla guida su Instructables in descrizione. Intanto anche questo video finisce qui e io vi ringrazio molto di averlo guardato fino alla fine. Se volete vedere altri video come questo, iscrivetevi al canale. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video.